Abbiamo avuto la possibilità di parlare oggi con gli studenti di un'esperienza di ricerca che da un po' di anni conduciamo in istituto, che è l'attivazione di un laboratorio teatrale lì dove mai ti aspetteresti che ci fosse un laboratorio teatrale, e cioè l'ospedale e un centro di prima accoglienza del Comune di Napoli. Lì abbiamo lavorato in ambito formativo con infermieri e assistenti sociali utilizzando tecniche e pratiche che normalmente vengono utilizzate nella formazione attoriale. Perché l'abbiamo fatto? Perché riteniamo che il laboratorio teatrale sia capace di sviluppare particolari competenze nei professionisti della cura. In primis la capacità di agire in modo improvvisato, che è una capacità preziosissima per affrontare l'imprevisto e le situazioni di lavoro particolarmente complesse. E poi, in un secondo momento, sviluppa una capacità di riflessione nel mentre si compie l'azione. È la capacità di riflettere nel mentre siamo in situazioni estremamente complicate, e questa capacità si sviluppa proprio grazie alle tecniche teatrali. L'esperienza che abbiamo presentato oggi ha lasciato un bagaglio prezioso nelle persone che hanno partecipato. Dalla formazione al lavoro si sono portate dietro una consapevolezza in più e una capacità in più di affrontare il loro carico lavorativo.